un'altra domenica speciale per Arezzo all'interno del parcheggio Mecenate, con la partenza dell'ottavo raduno provinciale Auto e Moto Storiche Città di Arezzo. Tanti appassionati dei motori in giro per il centro storico aretino e anche per le frazioni limitrofi. Un'iniziativa di CN Arezzo e della sua Onlus Social Net insieme ai club di auto e moto storiche. Con la particolarità che a riprendere l'evento sono stati dei filmmaker d'eccezione, ossia gli studenti dell'Istituto Comprensivo Severi. Ci si diverte, e qui chi viene qui oggi si diverte perché gli piacciono i motori, gli piacciono le macchine, gli piacciono le moto, ma nel contempo si fa anche del sociale, ovvero divertendosi si riesce a fare anche qualcosa di buono. Tutto il ricavato, ricordiamocelo, andrà in beneficenza come tutti gli anni, e quindi è sono due aspetti che vengono messi insieme, che sono assolutamente fondamentali per l'amministrazione e per ATAM. È assolutamente fondamentale sostenere questo tipo di iniziative, la nostra presenza qui lo manifesta ancora di più. Non è che sono i padroni di casa, direi che i padroni di casa sono gli aretini, perché questo è un parcheggio degli aretini, questo è parcheggio Mecenate. Oggi un'iniziativa come questa valorizza in maniera importante il parcheggio, perché chiama molte persone, quindi fa vedere anche a chi per diverse ragioni non lo ha mai visto come è strutturato, come è comodo, e io aggiungo anche come conveniente, perché è il parcheggio più conveniente di Arezzo. Oggi ospitiamo un'iniziativa che unisce due cose: è una festa di popolo, perché ci sono persone che portano la propria auto e la fanno vedere, quindi è anche un modo per mostrare un qualcosa che uno ha recuperato, quindi un'operazione anche storica nell'auto, perché questo è importante. E dall'altro la vicenda che secondo me è più importante di tutti, che è il messaggio, quello sociale. Siamo orgogliosi di avere organizzato questo ottavo raduno con CNA Arezzo in collaborazione con la nostra Onlus Social Net. È un raduno che non è agonistico, ma che ci porta in una competizione che è quella della solidarietà. Siamo orgogliosi nei 7 raduni precedenti di aver realizzato una somma superiore ai 34.000. Ci vede partecipi per la solidarietà, e per quanto riguarda quella di anno scorso è stata interamente devoluta per i terremotati del centro Italia. Abbiamo qui due macchine storiche di una grandissima marca, che è la Lancia. Questa è la più vecchia, è una Lancia Augusta, sicuramente degli anni 30, perché fu l'ammiraglia degli anni 30 della Lancia Augusta, rigorosamente guida a destra. E di qua abbiamo la Ardea, altra Lancia degli anni 46-52, sempre con guida a destra. Queste sono state le macchine più importanti della Lancia, sia dell'anteguerra e subito dopo guerra.